Ha destato grande commozione nel paese a Mammola la scomparsa del giovane Domenico Manno, vittima dell'incidente verificatosi nella tarda serata di domenica all'altezza dello svincolo della strada di grande comunicazione Ionio Tirreno in territorio di Mammola. Il sinistro ha coinvolto una Fiat Panda e la moto del povero Manno, che ha avuto la peggio. Gli occupanti dell'auto sono invece rimasti feriti. Sul posto si sono recati subito i carabinieri per compiere i rilievi del caso e accertare quale sia stata la dinamica dell'incidente, mentre ancora non è dato sapere quando si svolgeranno le esequie di Manno. Pare che dovranno passare almeno 2 o 3 giorni per il compimento di tutte le formalità di legge. Si diceva del grande sgomento nella cittadina della Vallata del Torbido per la morte improvvisa del giovane Domenico, che ha lasciato la moglie e 5 figli. Il sindaco di Mammola, l'architetto Stefano Raschellà, ha voluto ricordare così la vittima, che era un dipendente comunale. Il primo pensiero, dice Stefano Raschellà, di questa giornata, sospesa e surreale, va al caro Domenico. Lo abbiamo ricordato al Palazzo Municipale con il gonfalone listato a lutto e le bandiere a mezza asta, insieme a tutti gli impiegati comunali, specialmente con gli addetti al servizio esterno, che erano più direttamente a contatto con lui e al comando di Polizia Municipale. Lo abbiamo ricordato non solo come dipendente comunale, ma anche come tramite tra i mammolesi sparsi nel mondo e il loro luogo natio, grazie all'attività che Domenico quotidianamente svolgeva sui social, offrendo autentici spaccati di mammolesità alla sua famiglia, ai suoi cari, dice il sindaco Stefano Raschellà, e a quanti gli hanno voluto bene, conclude il primo cittadino, va ancora una volta l'abbraccio e l'affetto di tutta la comunità mammolese, che sbigottita e silente partecipa al loro dolore.